16 mesi dopo il Novara torna a Reggio Calabria e si presenta così il Novara con Pablo Gonzalez che va via, ruba il tempo a Di Bari, poi solo davanti a Baiocco si fa ipnotizzare, il sinistro è troppo debole, il cartero ex Postino, il suo vestito da ragazzo, non consegna il sabato, poi c'è un corner al 25esimo per la Regina, Di Bari sul secondo palo non ci arriva e si arrabbia il difensore della Regina. Barusso a rientro dopo l'infortunio mette questa palla in mezzo verso la mezz'ora, poi c'è il pallone a scendere di Buzzeguli, ancora Pablo Gonzalez, ancora col sinistro Baiocco si salva, anche questa volta debole la conclusione dell'argentino di passaporto anche italiano. Dall'altra parte la Regina ci prova al 37esimo con Ceravoli, il sinistro a giro, è alta la palla, attaccante della Regina più a suo agio da seconda punta che da prima punta sul ribaltamento di fronte prima dell'intervallo, ancora Pablo Gonzalez si porta a spasso tutta la difesa ma il sinistro è morbido, per la terza volta si salva ancora Baiocco. Cambia tutto in apertura di ripresa, più avanti la Regina rispetto come baricentro, ne approfitta subito Ceravolo che viene messo giù dal capitano Ludi per Cervellera e fallo da ultimo uomo con chiara occasione da gol e quindi il Novara rimane in 10, la punizione del brasiliano con doppio passaporto anche italiano, Rodrigo E al quarto minuto porta in vantaggio la Regina con il suo primo gol da professionista, la terza partita in stagione, la deviazione però evidente di Barusso, Regina che cerca di mettere al sicuro la partita con Fischnaller, converge al centro, il destro alto, si salva Pagliocco, si salva Bardi, il portiere del Novara. Stavolta Bardi poi sbaglia l'uscita e recupera sul colpo di testa di Rodrigo Eli che sfiora il raddoppio e il suo secondo personale. Nel finale c'è tanta tensione, Lazzari è appena entrato, viene ammonito due volte, viene espulso. La Regina vince 1-0 col Novara in 10.